Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019. Ragazzi, con questo bel panorama del nostro fruttetissimo, guardate un po' che roba ragazzi, ha prodotto alla grande. Adesso devo poi iniziare a caricare questa roba qua, perché sia quelli lì che questi qui li vendiamo caricandoli su questi. È vero, ne carichiamo praticamente 8 per volta ragazzi, però chi se ne frega. E questi invece no, questi qua invece ragazzi li dobbiamo portare. Adesso vi faccio vedere, prendiamo il nostro merdolino. Oggi vi faccio vedere un po' di cosucce. Con il mio solito fondo schiena spezzato mi sono portato un po' avanti ragazzi, e guardate un po', ho comprato, adesso vi faccio vedere la fabbrica dell'olio, vi faccio vedere dov'è, vi faccio vedere anche quanto costa, e dobbiamo buttargli dentro questa roba. Adesso vediamo un attimo quanta roba ci serve, vi faccio vedere. Allora, questa qua ragazzi è la fabbrica dell'olio. Ho tolto quel capannone, tanto non ci serve, perché la roba poi la vendiamo direttamente. Quindi qua dovrebbero uscire i tre tipi di cose che ci servono: l'olio, i succhi, eccetera. Dovrebbero essere tre cosucce. Andiamo a vedere un attimino che dobbiamo vedere di là, così vi faccio vedere un attimino anche quanto costa. Guarda la mia macchina, c'ho la carta. Sembra una presa per il culo, invece ragazzi io ho veramente la Ford Ka, non è magari avessi il Mercedes. Allora, vedete, dobbiamo mettere giù praticamente le olive, le prugne e le pere, ok? Qua c'è un 1% perché ragazzi ne ho messo giù io uno da provare per vedere dov'era la situation, e ho già trovato tutto. E qui ragazzi esce, vedete, marmellata, un tipo di succo alla mela o siero, una roba, e l'olio. Allora, adesso vi faccio vedere intanto cosa noi dobbiamo fare. Prima di tutto dobbiamo fare questa cosa, vedete che c'è lì. Allora, dobbiamo portare questo qua. Vedete, pian piano se lo prende, come praticamente quella del per il ketchup. Lui praticamente le prende. Io adesso me li ero già portati qua, ma dovrò portare anche gli altri, perché ragazzi ce ne sta una marea, veramente una marea ci sta di roba. Adesso poi pian piano mettiamo giù tutto quanto, così ok, vedete, non è difficile far andare. Vedete qua hanno già messo questi qua, praticamente sono quello che io sto mettendo, no? Allora, così, apriamo qua, tanto facciamo molto in fretta a mettere dentro la roba, e gli diamo, poi automaticamente partirà la nostra azienda e incomincerà a produrre tutto quello che a noi ci serve. Mettiamo tutto quello che c'era, lo mettiamo dentro, perché poi ce ne sono altri bancali, non ce n'è tantissimi, ma intanto incomincio a farvelo vedere. E così adesso gli diamo il via e poi vi faccio vedere ragazzi quanto costa, ok? È sempre tutto Global Company.
cosa è successo? Ditemi che è già pieno, cazzo. Ah, le pere è pieno. Allora, le pere, e allora spostiamo. Guardate, facciamo così, mettiamo qua. Uno, tirerò giù e poi vediamo. Le pere è pieno. Può essere che le pere è pieno? Che quante cazzo ne avevo messe dentro? Cioè, può essere che... No, c'è qualcosa di qua, vabbè. Olive, pere è già pieno. Ah, ok, perché pere ne servono solo 16.000. Ah, anche di olive 16.000, quindi ce ne vanno poche. Sono le prugne che ce ne vanno una puttanaio. Ah, ok. Prugne ce ne va una barca e mezza. Avete sentito, ragazzi, che parte? È partito tutto l'ambaradan? Sa che ce ne va ancora uno e poi boom, merda. Ok, fatemi vedere. Perfetto, l'olive è pieno. Allora, qua è già carico. Allora, andiamo a dare un'occhiata un attimo, ragazzi, poi metterò a posto. Ecco qua. Allora, cominciamo a guardare. Qua praticamente abbiamo la marmellata e deve essere quella di prugna. Poi c'è no, questa è la marmellata di pere, quella là è tipo un succo, un qualcosa del genere, una gelatina. E qua c'è l'olio, ragazzi. Perfetto. Avete visto? E piano piano ho cominciato. Poi io piano piano riporterò anche gli altri bancali, porterò un po' di roba, qua caricherò, poi inizierò a vendere un po' di cose. Ho venduto un bel po' di vino, un bel po' di uva, che è già quasi ora di vendere un'altra volta. Adesso, ragazzi, dovrò poi fargli il pieno un'altra volta, perché qua mangiano merda da fare schifo, sti. L'unico problema... anzi, adesso vi faccio vedere anche di qua. Sono andato avanti altri giorni, ragazzi, quasi una settimana, ma non è ancora pronto niente. Quindi volevo farvi vedere come funzionava il tutto, ma non ci riesco. Quindi non so, non sazzo. Vediamo un attimino. Come potete vedere, al 93%, ragazzi, non posso ancora scaricare. Almeno che non me lo fa fare, ma è difficile, perché mi sembra che il 1000 e a 1000 la possibilità di scaricare. Fatemi vedere. Apri il menu prodotti, lancia oggetto, rilascia oggetto, apri il menu prodotti, apri il menu prodotti, niente, devo per forza andare avanti così, ragazzi, non so. Quindi per il momento lasciamola qua e poi vediamo. Ho intenzione di vendere un po' di piante, perché ce n'è veramente troppe, ragazzi, e non riesco a gestirle. Anche perché ci va tantissimo l'etame tra una cosa e un'altra, e quindi non riesco a gestirmelo. Allora devo vendere un po' di cose. Allora, adesso per fare una bella cosa, ragazzi, ragazzi miei,
vi faccio facciamo una bella cosa. Andiamo, scusate un attimo che bevo perché ok. Allora, per fare una bella cosa, ragazzi, adesso andiamo a mettere giù che io sempre 35 sono ok. Allora andiamo un attimo di là. Intanto diamo via la mititrepia, via, visto che ci siamo. E poi qua ho iniziato a liquamare, ok. Allora, no, c'era il nostro fuoristrada da, eccolo qua. Ok, noi siamo qua. Allora, ragazzi, io qua, là in fondo, ho venduto le galline. Però una bella cosuccia. Intanto che vado qua vi faccio vedere. Allora, prima di tutto la fabbrica dell'olio, che è questa qua, ok? Come potete vedere, vedete? E costa 250.000. Poi, una cosa che dobbiamo mettere giù, ragazzi, sono queste. Per forza, perché abbiamo un bisogno. Dove sono finiti? Eccolo qua. Questo qua. E ci costa 300.000. Allora, fatemi vedere. No. Dobbiamo per forza girarla in questa maniera così. Giriamola così perché ne abbiamo bisogno. Perché sono tornato indietro? Santo cencelo. Ok, allora proviamo a metterla giù. Perfetto, questa ce l'abbiamo. Adesso, ragazzi, mettiamo giù anche l'altra. Che l'altra sarebbe quella per la carne. Allora, io stavo pensando una cosa, di non mettere giù troppa roba. Mettiamo giù solo le cose che ci servono. Quindi mettiamo giù quella e poi mettiamo giù quella del formaggio. Allora, lo yogurt magari. Quella del formaggio, quanto ci costa? Costa un po' di più sicuro. Eccolo qua, 300.000. Formaggio, gelato. Allora, andiamo a vedere un attimino, ragazzi, la valutazione e vediamo di mettere giù. Allora, guardate gli yogurt valgono una barca di soldi perché possiamo venderli praticamente a 3.000 euro l'uno. Ok, quindi è buono. Qua facciamo soldi perché con l'olio siamo a 3.000, quasi 4.000, anche, arriviamo anche a 5 passamila, vedete? Anche di più. Gli altri invece arriviamo a 3.000, sul 2.800-3.000. Quindi molto buono. Allora, per quanto riguarda la carne, anche questa vale un fracco di soldi, ragazzi. Mentre i formaggi, vediamo un attimino. Sì, anche questi formaggi qua varrebbero, però il burro, ad esempio, non è che vale tantissimo, eh. Allora,
Io direi, ragazzi, di fare qualcosa. Facciamo una cosa, mettiamo la carne qua. Quindi andiamo qua e mettiamo giù anche l'altra carne, che è questa, giusto? Esatto. Allora, fatemi vedere un attimino dov'è che c'è il carico scarico dell'animalo. L'animalo. Ah, è qua, è qua, è qua, è qua. Allora, io direi, ragazzi, di metterla più o meno qua così, anche questa qua, giusto? Sì, ci sta, perfetto. Magari anche un po' più qua volendo, anche se non è a parchi se ne frega. Ok, anche questa a posto. E qua ci siamo. Adesso dobbiamo andare a comprare il rimorchio per il trasporto animali, perché, ragazzi, dobbiamo trasportare i maiali. Quindi sì, possiamo prendere questo qua, mettiamo il colore del canale, che è un azzurro così. Ok, perfetto. E noi qua, ragazzi, abbiamo già la nostra fabbrica di maiali, vedete? Allora, le cosce a noi ci serviranno per la pizza, ok? Il prossimo video che farò, ragazzi, farò il video dove spianerò e metterò, magari non ve lo descriverò, farò un video praticamente una, com'è che si dice? Un video con musica dove voi, leggermente velocizzato, perché ci andranno delle ore, ok? Dove spianerò e andremo a posizionare la nostra fabbrica della pizza. Poi dovremmo mettere giù una fabbrica per quanto riguarda la farina, però io non volevo mettere tutto qua, ragazzi. Infatti io stavo pensando, ragazzi, visto considerato che forse la farina allora full factory no. Però la pizza, fatemi vedere la pizza se ha bisogno di uova. No, non ha bisogno di uova, ha bisogno di farina e le cosce e ci fa la pizza. Quindi io, ragazzi, stavo pensando seriamente di vendere, proprio tutto, di vendere anche le galline, perché intanto è inutile tenere le galline. E mettere qua in fondo la fabbrica della farina. Così occupavamo già un bel po' di spazio. Quindi vediamo un attimino. Magari metterla, possiamo già metterla volendo. Quindi possiamo già anche metterla, ragazzi, la fabbrica della farina. Così almeno. Ok, allora. Metterla praticamente qua così, vedete? Allora, dove viene fuori la farina? La farina dove cacchio viene fuori? Ah, qua davanti verrebbe fuori. Sì, possiamo anche metterla così volendo. Dov'è che devo scaricare l'orzamelo o il frumento? Dov'è il carico scarico, il cacazzo, lo snappolo? Vabbè, dovrebbe essere quel silos là. Quindi io direi di metterla così qua. No, qua, no, qua, qua, esatto. Perché mi ha bloccato tutto?
mettere, ragazzi, non me la fa mettere. Ha deciso di rompere i coglioni. O c'è troppa roba qua. No, l'ha messo, l'ha messo, l'ha messo. Ok, l'ha messo, perfetto. Fatemi vedere. Sì, qua viene fuori. Qua, ragazzi, viene fuori la farina, vedete? Quindi noi dobbiamo andare da questa parte qua, che dovrebbe esserci il silos da qualche parte per scaricare. Ecco qua, esattamente qui, dobbiamo scaricare qui dentro e orzo barra frumento e praticamente dovrebbe partire il tutto. Ragazzi, io andrò a fare una bella cosa in questo momento. Andrò a vendere tutte le nostre galline perché non ci servono e non voglio avere.